del Sant'Agostino sarà ampliato più del doppio di quello che è attualmente, quindi nel prossimo futuro avremo ulteriori spazi, stiamo portando avanti anche il progetto della Rocca di Sala, stiamo progettando tutta una serie di pavimentazioni nel centro storico, la Piazza Carducci, la Piazza Crispi, la Piazza Statuto, cioè ci sono veramente un'infinità di cose che stiamo progettando e stiamo portando avanti e inizieremo a realizzare nei prossimi mesi. Quindi poi le frazioni, la marina, quindi direi che da questo punto di vista siamo veramente, io personalmente sono contento e felice. Abbiamo una bella squadra, una bella giunta, un bel consiglio comunale, stiamo lavorando veramente bene. Vogliamo puntare sull'arte, sulla cultura, vogliamo fare quel salto di qualità di cui c'è necessità e bisogno. Abbiamo le carte regole, abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare e lo faremo. Quindi io direi veramente le cose sono tante, non mi metto a fare l'elenco della spesa perché sennò diventerebbe anche una cosa noiosa. Stasera dobbiamo parlare di altro, di archeologia, di Iraq, di Lorenzo d'Arabia, insomma di tutto quello che poi c'è da parlare e da divertirci, sono convinto anche che poi il dottore, il relatore sicuramente persona in gambo, già visto l'anno scorso, sicuramente sarà una bella serata. E quindi ecco, questo spazio, poi anche gli eventi culturali siamo riusciti a mantenerli nonostante il coronavirus, abbiamo mantenuto tutti gli eventi, le esposizioni, Fabio Viale, l'Interno di Sant'Agostino, la Sala del Putti, la Sala Grasce, tutti gli ambienti espositivi, la Fondazione, la Versiliana, quindi non abbiamo, c'è Pietra Santa in concerto, sono veramente, abbiamo fatto lunedì il premio Giosuè Carducci, quindi sono veramente tante le cose che a Pietrasanta arricchiscono, oltre alle gallerie che hanno fatto sabato sera una cosa bellissima, hanno fatto un'apertura, una inaugurazione, più di 12 gallerie e credo che sia stata veramente, è stato un sabato veramente folle perché a Pietrasanta c'era tutto il mondo, girava intorno e quindi insomma c'è anche da preoccuparsi, non è che le cose a volte, però direi che tutto il sistema ha funzionato alla perfezione, quindi siamo veramente contenti, l'impostazione è un'impostazione giusta e dobbiamo continuare a perfezionare quello che già abbiamo, quindi io voglio ringraziare gli uffici culturali, la Valentina, la direttrice del museo dei musei di Pietrasanta, la Chiara e tutti gli uffici che veramente stanno facendo un grande sforzo e un grande lavoro. Quindi grazie a tutti quanti, grazie alla Galleria Futura, Augusto Palermo, perché da diverso tempo ci fa questi belli incontri che sono veramente qualcosa di interessante, qualcosa di importante, visto poi la partecipazione che è molto importante, molto numerosa. Quindi vi ringrazio a nome dell'amministrazione e vi auguro veramente una bella serata. Grazie Alberto. Quindi riallaccio a quello che ho detto poco fa, cioè proprio non possiamo non citare quello che è successo a Pietrasanta il 25, quindi 4 giorni fa, è stata la sera della notte del collezionista, un'edizione che ha portato ad essere forse normalmente durante l'estate la sera più bella dell'estate di Pietrasanta, quella del collezionista, ancora quest'anno è stato un successo, lo dobbiamo al comune, lo dobbiamo a tutta Pietrasanta, lo dobbiamo a tutti, ma lo dobbiamo a tutti i galleristi. E io vi farei dire qualche parola da Claudio Francesconi, che è il direttore di Galleria Futura, nonché il rappresentante dei galleristi di Pietrasanta. Quindi la sua organizzazione ha sicuramente portato risultati evidenti. Grazie Claudio. Grazie Augusto, grazie a tutti voi per essere venuti. Quest'anno è stata la quinta edizione della Collectors Night, per noi un traguardo importante. Anche noi abbiamo fatto una piccola scommessa quando ci siamo trovati a primavera e stavamo entrando tutti in quarantena. Abbiamo deciso di andare avanti, di svolgere il nostro evento e io credo sia stata una scommessa vinta anche quest'anno. Quest'anno abbiamo due novità. La prima è il patrocinio del Comune di Pietrasanta, per cui ringraziamo appunto il sindaco, e la partnership con Perrier Jouet, una casa di produzione vinicola importantissima che ci ha accompagnato con il suo champagne, e per noi anche questa è stata una grande novità. Vorrei dire che la Collector's Night in città è diventata ormai un evento consueto, la visibilità della Collector si è espansa, il pubblico si è ingrandito, ormai è diventato un evento
che le persone aspettano ogni anno, l'aspettano con grande attesa. Le attività di Pietrasanta si schierano a fianco della Collectors, le botteghe cambiano le proprie vetrine, i ristoranti, tutti ormai interagiscono con questo evento che è diventato un grande successo. Stasera vi mostrerò un video molto breve che è stato fatto questi giorni, perché poi l'evento in realtà è avvenuto sabato scorso. E giusto per farvi entrare nel mood della manifestazione, giusto per darvi l'idea di quello che è l'umore, di quello che si respira questi giorni a Pietrasanta. Grazie. Pietrasanta ovviamente non si muove solo per la notte del collezionista. Intorno a questo evento, prima di questo evento, durante e dopo questo evento, Pietrasanta vive sempre di più. Stanno nascendo delle iniziative, una di queste che a me piace molto, che ho visto e piaciuta molto anche al sindaco, è quella del cosiddetto stile Pietrasanta. È nata questa iniziativa di cui si stanno occupando tutti, di cui si sta occupando soprattutto tra noi galleristi, Susanna Orlando, ma anche Michele Bartoli, i ristoratori, tutti i commercianti, tutte le attività che possono portare tanta gente qui, tutti quelli che possono far conoscere un posto meraviglioso e rinascimentale come Pietrasanta. Vorrei che Susanna Orlando, una delle galleriste storiche della Versilia, vi dicesse due parole su quello che sta facendo con lo stile Pietrasanta. Grazie Susanna. Augusto, di averci dato questo angolino in questa bellissima conferenza che seguirà subito dopo le mie brevissime parole. Sì, è vero, stile Pietrasanta è stato un piccolo regalo di questa quarantena, perché ci siamo trovati per la piazza sotto questo periodo che è stato particolare per tutti, nella piazza vuota, con la città che dormiva, e noi abbiamo pensato, 10 amici e commercianti che ci incontravamo per caso, ci guardavamo da lontano con le mascherine, con la borsa della spesa, cosa fare per questa città che amiamo tantissimo al momento del suo risveglio. E allora ci siamo trovati un po' di nascosto e abbiamo pensato di creare uno stile, una specie di marchio, di parlare di questa cosa che ha fatto sì che voi tutti, tanti di voi, siano entrati dentro Pietrasanta per la prima volta, si siano guardati intorno, abbiano guardato le montagne, la chiesa e abbiano deciso di rimanere qui, di aprire attività, di comprare case, di fare conferenze, di dipingere, di scolpire, di aprire ristoranti, di portare figli, di lavorare, di innamorarsi e di invecchiarci anche. Questa è una magia. È una magia data da questo luogo, e noi volevamo andare alle radici, tornando indietro, per ritrovare lo stupore che vi ha accolto la prima volta, che è lo stesso stupore di quando si guarda un'opera d'arte. Io sono sicura che tutti voi, a parte i cittadini che ringrazio, che ci sopportano, cioè che sopportano
tutti gli ingressi delle persone di fuori, come me. Sono nata a Firenze e mi sono trasferita qui 30 anni fa. Voglio ringraziarli perché insomma siamo in casa loro e vogliamo riportare con questo video che adesso vedrete l'atto dello stupore, che è una cosa che è sempre bellissima, rara e che solo un'opera d'arte può dare. Perciò Pietrasanta per me è una vera opera d'arte che va rispettata in ogni istante. Vogliamo anche parlare della sua solarità e dell'importanza dell'artigianato. Perciò vedrete tra pochi istanti questo video e vi dico: non abbiate paura della piazza vuota e non abbiate paura della musica che sentirete, perché il rumore che sentirete dentro di voi è quello del pathos, che è l'emozione profonda, ripeto, che solo un luogo d'arte può dare. Noi siamo qui, siamo felici di essere qui, penso valga per tutti, perciò vi auguro buona visione. E quando sentite dire stile Pietrasanta, siamo noi, questi sciagurati che hanno incaricato un regista di interpretare questo nostro pensiero, che va al di sopra delle attività, va al di sopra di ogni cosa materiale, parla solo di emozioni, perché vogliamo che Pietrasanta sia ricordata così, con questa emozione leggera in tutto il mondo. Grazie. Alcune città suona la musica della nostra vita. Sono i luoghi che scegliamo per fermarci e respirare. Dobbiamo stare a distanza. La distanza, noi, l'abbiamo sempre chiamata rispetto e armonia. Bellissimo video sintetico, perché ho visto il maestro Gutmann che da anni, credo direi da più di 10 anni, è protagonista dei concerti di violino che ci sono proprio qua. E ora arriviamo al dunque, arriviamo alla nostra star, al professor De Martino. Io devo leggere perché, come fu l'anno scorso per il professor Pietro Marani, qui ci vorrebbero papiri e non basterebbero 2 braccia per leggere tutti i curriculum, quindi devo per forza leggervi alcuni punti salienti del curriculum per capire chi abbiamo l'onore di avere questa sera. Stefano De Martino è professore di prima fascia di ittitologia, io faccio solo anche difficoltà a dirlo, quindi è un grande esperto di ittiti, al Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. È direttore scientifico del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e per l'Asia, che opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in Asia, particolarmente in Iraq, in Iran, in Turkmenistan e in Mongolia. Insieme al collega Carlo Lippoli cura i lavori di riallestimento delle sale monumentali dell'Iraq Museum di Baghdad dopo il saccheggio che questo museo ha subito nel 2003. È membro del consiglio scientifico della Fondazione Ligabue di Venezia, cito una delle cose. E come attività di ricerca si occupa anche della civiltà dell'Anatolia e delle Sirie antiche. È autore di moltissime pubblicazioni, tra cui La civiltà degli Ittiti, e nel 2018 è stato tra i curatori della mostra Anche le statue muoiono, che è stata organizzata a Torino dal CRAST in collaborazione con la Fondazione Museo Egizio e la Fondazione Sandretto e Musei Reali.
professor Stefano De Martino. Buonasera a tutte e a tutti, sono veramente felice di essere qui oggi e ringrazio il sindaco di Pietrasanta, il comune di Pietrasanta, la regione Toscana. Io sono fiorentino, anche se trapiantato al nord da molto tempo, ma l'inossidabile accento toscano resta nella mia voce. Abbiamo una casa a Pietrasanta che è un luogo del cuore, amiamo Pietrasanta tantissimo e quindi è veramente molto bello essere oggi qui con tutti voi. Ringrazio Augusto Palermo e la Galleria Futura per questa magnifica organizzazione che ha voluto mettere sul palco anche due splendidi mitorai che non sono soltanto il simbolo di Pietrasanta ma sono il simbolo di un'archeologia ferita, qual è quella che vi mostrerò, delle drammatiche ferite che l'Iraq ha subito negli anni a partire dal 2003 in poi. L'origine di questa conferenza deriva, come diceva l'amico Augusto, dal fatto che dal 2008 mi occupo del riallestimento delle sale dell'Iraq Museum di Baghdad e quindi questo mi ha portato a, diciamo, a vedere il lavoro dell'archeologo in una maniera diversa. In genere quando si pensa all'archeologo si pensa o a un topo di biblioteca o a qualcuno che diciamo, si fa i suoi scavi archeologici in tutta tranquillità. Noi lavoriamo in paesi difficili, mio padre mi diceva sempre perché non hai fatto l'etruscologo che prendevi l'autobus e andavi a scavare a Fiesole invece di dover andare dall'altra parte del mondo e in paesi tanto complicati. Noi che lavoriamo in questi paesi dobbiamo per forza di cose essere al corrente di quello che succede, della realtà politica, del loro passato, per cercare di comprendere e poter intervenire. E questo è un po' il senso di questa chiacchierata di oggi. Qui semplicemente un'immagine per chi non è familiare, magari dai ricordi delle scuole elementari, torna in mente la Mesopotamia, cioè il paese, l'area di cui mi occupo è quella delle grandi civiltà che a partire dal 4000 a.C. hanno dato vita a culture straordinarie come quella dei Sumeri, degli Assiri, dei Babilonesi, degli Ittiti e così via. Qui è nata la scrittura, sono nate le prime città. In ogni angolo di questa regione ci sono siti archeologici e rovine archeologiche. È una regione tormentata in cui l'archeologia e la politica si sono molto spesso incrociate. Nel corso dell'Ottocento i primi grandi archeologi non erano degli archeologi professionisti ma erano diplomatici come la Layard per il governo inglese, Bottat per quello francese e hanno portato via dalla Mesopotamia i grandi monumenti che voi oggi vedete al Louvre, al British, c'è da dire col senno di poi, meno male che li hanno portati lì perché l'ISIS altrimenti li avrebbe distrutto anche quello. Fino alla prima guerra mondiale questa regione era sotto l'impero ottomano e quindi vedremo poi come il governo inglese ha lavorato grazie agli archeologi Lawrence d'Arabia e Gertrude Bell per incunearsi nelle fragilità dell'impero ottomano e poi come voi tutti sapete questa regione è stata teatro di grandi conflitti dopo la nascita degli stati nazionali, della Turchia, dell'Iraq, della Siria e della Giordania. Conflitti più recenti dei quali sono stati la guerra tra l'Iraq e l'Iran, le due guerre del Golfo e poi il rovesciamento del regime di Saddam Hussein e infine l'occupazione dell'ISIS-Daesh che ha distrutto sistematicamente il patrimonio archeologico e artistico dell'Iraq e della Siria. La vendita dei beni archeologici era la seconda fonte di reddito dell'ISIS-Daesh dopo la vendita del petrolio e prima ancora della vendita di armi. Quindi è una regione piegata, sofferente, che veramente ha subito dei drammi incredibili. Ora, come è cambiato il nostro lavoro? Nel corso dell'Ottocento gli archeologi erano dei grandi amatori che per conto dei governi del proprio paese fondamentalmente scavavano per portare nei propri paesi dei reperti considerati di valore.
Nel periodo soprattutto della Prima Guerra Mondiale, francesi ed inglesi hanno utilizzato l'archeologia a fini politici. Gli archeologi ottenevano dal governo ottomano il permesso di recarsi in luoghi dove i militari non potevano andare. La scusa era di andare a vedere siti archeologici, ma in realtà si andava a monitorare la disposizione delle postazioni militari dell'impero ottomano. Questo è il lavoro che hanno svolto Lawrence d'Arabia e Gertrude Bell, e poi vedremo anche in che modo questi due personaggi hanno collaborato alla creazione dei moderni stati dell'Iraq, della Giordania e dell'Arabia Saudita. Oggi noi non facciamo più quel lavoro e nessuno di noi resterà nella memoria futura con il fascino di Lawrence d'Arabia. Su di me non faranno mai un film, non ho neanche il fisico adatto. Lavoriamo indubbiamente nei canali diplomatici, lavoriamo a contatto con i governi, ma lavoriamo in maniera pulita, diciamo. E oggi si parla di military archeologi, che cosa vuol dire? Cioè dare un supporto alle forze armate nella protezione di siti archeologici, indicando quei siti che devono essere tutelati e protetti in zone di conflitto, e soprattutto come community archeologi, cioè è importante che le comunità locali si rendano conto del valore di quello che hanno intorno, perché le proteggano, perché, e questo vedremo che non è successo purtroppo in molti paesi del Medio Oriente. Quindi il nostro non è soltanto il lavoro di scavare e studiare, io in particolare leggo le tavolette cuneiformi che i miei colleghi archeologi tirano fuori dalla terra, e non faccio soltanto quello, ma lavoriamo anche in molte attività di training, di diffusione delle conoscenze, di sensibilizzazione delle comunità locali accanto alle quali lavoriamo. E diciamo, Lawrence d'Arabia è il nome, il personaggio che voi tutti conoscete. Qui abbiamo una motocicletta di Augusto che, guarda caso, è la stessa, diciamo non la stessa, ma lo stesso modello di quella che aveva Lawrence. Quindi c'era qualcosa che ci metteva in contatto e abbiamo pensato di portarla qui grazie ad Augusto, perché è evocativa. Lawrence d'Arabia ha lavorato al servizio dell'intelligence inglese negli anni prima e dopo la Prima Guerra Mondiale. Era un personaggio strano, nasce da una famiglia povera, aveva la passione della storia dell'arte e si è fatto da solo, e ha fatto una tesi all'Università di Oxford sull'architettura gotica della Francia. Aveva l'idea che l'architettura gotica nascesse per l'influenza dell'architettura dei castelli crociati, e allora volle andare in Palestina per vedere i castelli dei crociati, con un viaggio avventuroso pagato dal British Museum, e imparò l'arabo in maniera perfetta e ottenne dal British Museum l'incarico da lavorare in un grande sito archeologico che era quello di Carchemish, dove ora lavora all'Università di Bologna, sul confine tra Turchia e Siria, dove è rimasto per 5 anni. Partendo da questo sito archeologico ha fatto una serie di spedizioni in Palestina, in Siria, in Arabia, per monitorare la diffusione delle difese ottomane e riferirle al governo britannico. Qui lo vediamo in un'immagine d'epoca allo scavo di Carchemish con uno dei grandi rilievi. È un personaggio eclettico, lo dicevo prima ad Augusto, era archeologo, pittore, scultore, grande fotografo, tutto e niente, nel senso non aveva una specializzazione precisa, cosa che poi rappresenterà la sua disgrazia nella fase finale, perché non riuscirà più a trovare una collocazione nel mondo all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi negli scavi archeologici facciamo tutto con le macchine digitali e nessuno si mette più a fare degli acquerelli dei reperti archeologici, ma Lawrence faceva questi bellissimi acquerelli che sono conservati al British Museum di tutti i pezzi che venivano fuori dallo scavo, e se si trovava un rilievo, una scultura, ne faceva un'altra simile con grandissima abilità. Fece costruire la casa della missione archeologica a Hierapolis, che ora è recuperata per farne un museo esso stesso.
La sua forza era il fatto di parlare arabo perfettamente, senza accento. Si vestiva da arabo, anche quando tornava in Inghilterra destava scandalo perché arrivava con questi costumi arabi, e si confondeva quindi con la popolazione locale. Questo gli permetteva di presentarsi soprattutto presso i clan dell'area del deserto siriano, della Giordania. Lui entrò in stretto contatto con il clan hascemita, che è quello da cui discende l'attuale casa reale della Giordania, e discendeva anche il primo re dell'Iraq, Faisal. Tra l'altro i suoi abiti sono conservati a Oxford, e poi, come tutti voi sapete, ha avuto una grande fortuna per il film interpretato da Peter O'Toole, che lo ha immortalato, e i costumi del film sono conservati al Museo del Cinema di Torino. Se vi capita di andare in una delle balconate del Museo del Cinema, ci sono i costumi indossati da Peter O'Toole. Lawrence rilevava le postazioni militari ottomane. Gli inglesi erano convinti che per smantellare il controllo che l'impero ottomano aveva sull'area della Siria, della Giordania e dell'Iraq, dell'Arabia Saudita, conveniva creare un'alleanza con i clan arabi, e prevalentemente di religione wahhabita, cioè della religione dell'attuale casa reale dell'Arabia, che erano stati perseguitati dall'impero ottomano. Quindi Lorenz, abbigliato all'araba, si recava da solo in queste spedizioni nel deserto e prendeva contatto con questi personaggi. Qui lo vediamo in una foto con quello che diventò poi il primo sovrano di Giordania, Abdallah, e è l'unico clan hascemita rimasto sul trono, perché poi l'Iraq, come voi tutti sapete, è diventato una repubblica. Il film gli ha dato chiaramente una notorietà straordinaria, lo ha fatto diventare un personaggio mediatico, e soprattutto per la presa di Aqaba, della fortezza di Aqaba nel 1916. E qui sono riuscito a trovare questa immagine d'epoca di Lawrence sul dromedario, e vedete la cavalcata del film, è uno dei momenti più belli del film, se ce l'avete presente, quando si arriva in prossimità di Aqaba. Lorenz quindi ha svolto un ruolo importante, un'attività certo non pienamente legittima, nel senso che andava a destabilizzare un paese sovrano con la scusa dell'archeologia. Non a caso gli inglesi, dopo la fine degli anni 20, lo abbandonarono. Dalla fine della prima guerra mondiale ai primi anni 20, Lorenz era invitato, direi quasi ogni sera, a fare conferenze, e era diventato una superstar. Poi, quando i governi della Giordania, dell'Arabia Saudita e dell'Iraq cominciarono a staccarsi dalla Gran Bretagna, il governo inglese non lo convocava più, non gli dava più nessun incarico, e Lorenz finì in una depressione spaventosa. E poi vedremo anche la sua fine. Ancora più affascinante è un altro personaggio che pochi conoscono, anche se è stato protagonista di un film interpretato da Nicole Kidman, un film che però ha avuto poco successo, è Gertrude Bell. Ancora più affascinante perché è una donna che da sola va nel deserto a dorso del dromedario negli anni 10-20, capite che non è una cosa normale. Gertrude Bell era più vecchia di Lorenz d'Arabia, aveva avuto la fortuna nel senso che questo le ha permesso di vivere la vita che voleva, di nascere da una famiglia molto ricca, ma di nuova ricchezza, considerata dall'aristocrazia inglese una famiglia di parvenu, e quindi non inserita nel contesto dell'aristocrazia britannica. Se fosse nata in una grande famiglia aristocratica, si sarebbe stata costretta a sposare un nobile, a vivere in qualche dimora di campagna tipo Downton Abbey, e sarebbe rimasta lì.
Invece il padre era anche lui una persona molto libera, molto aperta, e ha permesso a Gertrude di fare quello che voleva. Voleva studiare storia e è stata prima, la prima donna in Inghilterra a prendere una laurea in storia all'Università di Oxford. Quindi già questo è un dato significativo. Era molto ribelle, molto indipendente, tutti i possibili fidanzati che le presentavano venivano rifiutati. E la madre, anzi la matrigna, perché sua madre era morta, ebbe l'idea di mandarla da un cugino diplomatico. Allora c'era l'idea che nelle ambasciate si potesse trovare un bel partito, nel senso che nelle scene delle ambasciate c'erano personaggi di livello. La prima sede di questo cugino fu Praga, una sede qualsiasi, ma la seconda fu Teheran. E Gertrude Bell andò a Teheran e si innamorò dell'Oriente. Imparò il farsi in maniera magnifica, cominciò a viaggiare per l'Afghanistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Iraq, tutto l'Iran, andando ovunque in giro. Si innamorò anche di un uomo, ma era già sposato, e quindi diciamo capì che era una storia senza futuro e apparentemente chiuse la porta dell'amore e pensò di dedicarsi ad altro. Scrisse una quantità di libri che le dettero una fama internazionale, e dunque il governo britannico si rivolse anche a lei, e si rivolse a lei nel momento in cui Gertrude si era arruolata nella Croce Rossa allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. L'avete vista prima elegantissima in abiti ottocenteschi, qui nella divisa da Croce Rossina, e con un atteggiamento estremamente austero, e fu chiamata a far parte di quello che gli inglesi chiamavano l'Arab Bureau. E l'incarico che fu affidato a Gertrude Bell fu quello di contattare i clan arabi dell'Arabia Saudita, quindi andare nel deserto dell'Arabia Saudita e in pratica creare un legame tra i clan degli Al-Saud, quello dell'attuale casa reale dell'Arabia Saudita, e l'Inghilterra. E Gertrude fece questo viaggio avventuroso da sola nel deserto, riuscì a portare a termine la sua missione, e a partire dal 1916 fino a circa il 1923-25 svolse un ruolo molto importante per l'Inghilterra, soprattutto in Iraq. Incontrò Lawrence, che lei chiamava, Gertrude ha lasciato oltre 2000 lettere, e che sono anche in gran parte pubblicate. Quando parla di Lawrence lo chiama My Beloved Boy, il mio amato ragazzo, perché era più giovane, perché era scapestrato e lei lo considerava tale. Gertrude Bell fu incaricata dal governo inglese di essere consigliere per la creazione delle nuove realtà politiche. Qui vediamo la conferenza del Cairo del 1921, che è la conferenza internazionale che decise la spartizione del Medio Oriente tra paesi sotto l'influenza inglese e paesi sotto influenza francese, e quindi la nascita della Siria, del Libano, dell'Iraq, della Giordania e dell'Arabia Saudita. Vedete, a questa conferenza del Cairo ci sono tutti uomini, c'è Winston Churchill, accanto a lei Gertrude Bell, l'unica donna, e accanto a Gertrude Bell Lawrence d'Arabia, in una foto, diciamo, ricordo, tutti sul dromedario davanti alle piramidi di Giza. Sempre lei, unica donna, in mezzo a tantissimi uomini, ufficiali dell'esercito britannico, diplomatici di altri paesi e rappresentanti delle case reali arabe. L'Iraq divenne uno stato autonomo nel 1921 e si ritiene, anche se questo non è vero, che gli attuali confini dell'Iraq li abbia disegnati la stessa Gertrude Bell. Forse col senno di poi non è stata una gran bella idea. Come voi sapete, l'Iraq ha a sud una comunità sciita, a Baghdad una comunità sunnita e a nord una comunità curda.
Quindi mettere insieme in un unico paese queste tre comunità con mentalità, con abitudini, con religioni così diverse, era un'operazione ardita. E Gertrude Bell convinse il governo inglese che un legame che poteva tenere insieme questo paese era nel passato della Mesopotamia, cioè queste tre comunità diverse di curdi, sciiti, sunniti potevano trovare un elemento di coesione per il fatto che tutti discendevano dai Sumeri, dagli Assiri, dai Babilonesi, che avevano un grande passato comune. Qui la vediamo in un'altra immagine, questo è Re Faisal dell'Iraq, lei e tutti gli ufficiali del governo inglese ad un picnic sotto alle rovine della ziggurat di Al-Kharkouf, che si trova vicino alla moderna città di Baghdad. Negli anni tra il 21 e il 24, quando si parlava di Gertrude Bell, si diceva la regina dell'Iraq, la regina senza corona. Questo chiaramente non piaceva a Re Faisal, che sminuiva, perché questa immagine sminuiva il suo potere, e come vedremo, a partire dal 24 anche Gertrude Bell fu messa da parte dal governo britannico. Vorrei attirare la vostra attenzione sull'eleganza di questa donna che avevamo visto in abiti vittoriani, ora vediamo negli abiti della moda degli anni 20. Era capace di passare dalla gonna pantalone per andare nel deserto agli abiti più costosi che poteva trovare su negli atelier di Parigi e di Londra. E quindi, diciamo, una donna che non aveva perso la sua femminilità e la sua civetteria, anche se sempre in mezzo ad una quantità di uomini. Quest'altra immagine è straordinaria, lei unica donna in mezzo a una trentina di notabili inglesi e iracheni, è sempre messa in una posizione di rilievo, quindi veramente è stata la regina senza corona, anche se per poco tempo, dell'Iraq. In questa sua idea che bisognava dare all'Iraq, a questo nuovo stato, una coesione culturale, volle far fondare l'Iraq Museum. Questo era un trend di tutti i paesi del Medio Oriente in questi anni. In tutti questi paesi nascono i musei nazionali, ad Ankara, a Damasco, a Beirut, al Cairo. L'anno dell'inaugurazione dell'Iraq Museum nel 23 è il primo anno del nuovo Parlamento egiziano, che venne celebrato con l'esposizione dei tesori della tomba di Tutankhamon. Quindi tutti questi paesi legavano il presente al passato. Re Faisal però non era per niente contento di questo museo. Il museo conteneva solo antichità mesopotamiche e neanche un'opera islamica, e Faisal era comunque di religione islamica, era un sunnita. Il museo aveva un taglio occidentale e soprattutto Gertrude Bell aveva imposto al sovrano e al governo una legge che prevedeva la spartizione dei beni archeologici tra l'Iraq e le potenze straniere che lavoravano negli scavi archeologici, andando contro quelle che erano le normative di tutti gli altri paesi del Medio Oriente, dove l'esportazione di materiali archeologici era vietata al 100%. Re Faisal riteneva che Gertrude Bell volesse facilitare i governi occidentali e infatti si sono create straordinarie collezioni, il British, il Louvre, il Metropolitan, al Fondo Asiatisches. Però questo ha incentivato gli scavi archeologici in Iraq. Negli anni 30 erano attive decine e decine di missioni archeologiche straniere in Iraq che hanno scavato e riportato alla luce una quantità di siti archeologici. E questo ha creato anche un enorme accumulo di beni e di materiali che poi sono confluiti nell'Iraq Museum. All'inizio l'Iraq Museum era solo una stanza. E Gertrude Bell, ormai rimasta solo la direttrice di questo piccolo museo e avendo perso anche quella corona virtuale che aveva avuto fino ad allora, cadde anche lei in una depressione spaventosa.
E una notte nel 1926 ingoiò un'intera scatola di sonniferi e la mattina fu trovata morta. Probabilmente non era una scelta premeditata, perché aveva ordinato oltre 30 vestiti nuovi dal suo atelier di fiducia di Londra, quindi evidentemente non ha deciso, è stata una notte di pieno sconforto che lo ha portato a questa scelta. È stata però sepolta con tutti gli onori nel cimitero inglese di Baghdad, e qui ho tradotto le parole che il re Giorgio V scrisse al padre di Gertrude Bell, appunto dove, passando sopra agli screzi tra il governo britannico e lei degli ultimi anni, confermava l'importanza del ruolo politico e culturale che questa donna aveva svolto in anni tanto difficili come quelli della Prima Guerra Mondiale. Anche Lawrence fa una fine tragica, muore nel 1935 e sulla sua amatissima motocicletta, che era come questa, andando troppo veloce. C'è chi dice che abbia voluto anche lui suicidarsi, altri dicono che sia stato semplicemente un incidente, però come nel caso di Gertrude Bell, dopo 10 anni di assoluta dimenticanza, riceve un funerale di Stato, e qui vediamo l'inossidabile Winston Churchill con la moglie che si recano al funerale di Lawrence, dove tutto l'establishment del governo britannico fu presente. E che ne è del museo di Baghdad? Povera Gertrude Bell, se fosse vissuta qualche anno di più ne sarebbe stata felicissima, perché pochi anni dopo la sua morte cambiò il ministro della cultura in Iraq, e il ministro della cultura decise di valorizzare le collezioni archeologiche, di valorizzare il passato culturale dell'Iraq. L'insegnamento della Mesopotamia divenne una disciplina obbligatoria nelle scuole, e in queste scuole aveva studiato e cresceva Saddam Hussein. Questo ci fa capire come mai poi Saddam Hussein abbia fatto dell'antichità della Mesopotamia una sua chiave di non solo di unità del paese, ma anche una chiave che motivava il diritto dell'Iraq a essere più forte e a conquistare gli altri paesi vicini. L'Iraq Museum venne ampliato negli anni 30 e poi fu chiesto negli anni 50 addirittura a Wright un progetto per un nuovo museo. Negli anni 50 però la monarchia venne allontanata, il sovrano fu mandato in esilio, ci fu un colpo di Stato e prese il potere il partito Baath, il partito a cui apparteneva Saddam Hussein. Allora era semplicemente uno dei generali Baath e poi di lì a poco diventò il capo assoluto dell'Iraq. È stato Saddam Hussein a volere nel 1963 la costruzione di un nuovo museo, che è l'attuale museo, che fu commissionato all'architetto tedesco David Mark, e la cui costruzione durò 3 anni, e in quei 3 anni le collezioni del museo furono mandate in mostra in quasi tutte le grandi capitali europee, sono venute anche a Torino, ma sono state a Londra, a Berlino, a Parigi. E Saddam Hussein ha cominciato a utilizzare le antichità mesopotamiche in una chiave propagandistica. Ancora una volta vediamo che l'archeologia viene piegata a fini politici. Nella propaganda Saddam Hussein si paragonava a Nabucodonosor II, il grande imperatore neobabilonese che aveva conquistato Gerusalemme. Voi sapete tutti della rivalità tra alcuni dei paesi arabi, l'Iraq in particolare, nei confronti di Israele. Quindi nei ritratti si faceva raffigurare insieme al profilo del suo grande antenato, e l'altro grande modello era Hammurabi di Babilonia,
Quindi Amurabi di Babilonia e Nabucodonosor avevano reso della Mesopotamia il paese più importante del mondo vicino orientale, e quindi l'Iraq aveva tutto il diritto di occupare il Kuwait, di conquistare l'Iran. Era un diritto che gli derivava da una sua superiorità assolutamente millenaria. Qui vediamo una moneta celebrativa di nuovo con Nabucodonosor. E poi voi forse tutti sapete che Babilonia diventò la sede di queste grandi feste, di questi grandi festival che Saddam organizzava, e fece ricostruire i templi di Babilonia con i mattoni che non avevano stampigliato il nome dei sovrani babilonesi antichi, ma il suo nome, celebrando se stesso con le formule degli antichi sovrani babilonesi. E per darvi un esempio di come si voleva diffondere la cultura mesopotamica presso tutti, le sigarette di Stato erano le sigarette Sumer e le sigarette Babylon, l'equivalente delle nostre nazionali, per chi è vecchio come me, che giravano, che si compravano negli anni 60, 50, 60. Quindi tutto questo serviva a diffondere verso la popolazione, verso la gente, quest'idea che il loro passato era quello mesopotamico, quindi non quello islamico, ma quello delle civiltà della Mesopotamia. E arriviamo a un momento più recente. Nel 2003 una task force internazionale ha occupato l'Iraq e ha rovesciato il regime di Saddam Hussein. E nell'aprile del 2003 l'esercito americano che occupava l'area del museo lo ha lasciato per soli 3 giorni, assolutamente non protetto, e in quei 3 giorni il museo è stato violentemente saccheggiato. Vedremo poi diciamo, come si può ricostruire questo saccheggio. Uno dei primi problemi è stato rappresentato dal fatto che il museo è stato utilizzato come teatro di guerra, cioè sono stati schierati sia i carri armati americani contro le forze dell'allora esercito di Saddam Hussein. Questa immagine è ancora più impressionante, di un carro armato all'ingresso del museo, e addirittura sono state scavate delle trincee intorno al museo. Il fatto che si combatteva intorno al museo ha fatto sì che l'esercito americano ha ordinato al personale del museo di lasciare il museo per motivi di sicurezza. Il direttore del museo ha fatto di tutto per restare lì fino all'ultimo, ma è stato costretto anche lui a abbandonare il museo anche soltanto per 3 giorni. I pezzi inamovibili, come quelli che vedremo, cioè le grandi sculture monumentali assirie, sono state ricoperte di sacchi di sabbia. I pezzi piccoli e di valore intrinseco, come tutti i gioielli d'oro, sono stati portati nel caveau della Banca Nazionale di Baghdad, però tutto il resto è rimasto assolutamente lì, con le conseguenze che voi vedete. Il saccheggio è stato violentissimo, tutto è stato spaccato, le vetrine, i depositi. Alla ricerca dell'oro, alla ricerca degli oggetti preziosi, i saccheggiatori hanno buttato via tutti i pezzi dagli scaffali, frantumando qualsiasi cosa. Questi sono i resti della lira di Ur, che forse tutti avete dai ricordi delle scuole, che ha una testa di toro, e per staccare la testa di toro d'oro, pezzo diciamo facilmente rivendibile, hanno fatto a pezzi questa stessa lira. E il saccheggio è avvenuto anche all'interno degli uffici, dove non c'era veramente nessuna necessità di distruggere tutto quanto. Anche l'archivio, che era solo cartaceo, è stato distrutto, per cui poi il personale del museo non aveva neanche più contezza delle migliaia di pezzi piccoli, non so, sigilli, frammenti di avorio, eccetera, che facevano parte delle collezioni del museo.
Ora, perché questo saccheggio così brutale? Uno studio attento ha rivelato che in realtà sono state tre operazioni diverse. Una, un saccheggio fatto da dei ladri professionisti che sono entrati nel museo sfondando uno dei muri perimetrali con strumenti meccanici alla ricerca degli oggetti preziosi, quindi la protomia di toro d'oro della lira, i vasi d'oro, i gioielli d'oro e così via. Gli altri due sono stati saccheggi di devastazione perché la popolazione non ne poteva più di Saddam e il museo rappresentava Saddam. Le immagini di Saddam con Nabucodonosor, le immagini di Saddam con Hammurabi avevano inculcato nella popolazione un odio per queste loro antichità. Distruggere il museo significava distruggere Saddam, come è stato fatto con le statue monumentali di Saddam all'interno della città. Quindi il lavoro che noi poi abbiamo fatto negli anni a venire è stato quello di favorire la riappropriazione da parte della gente, degli iracheni, di questo loro patrimonio culturale, di questo cultural heritage, che a quel punto non doveva più essere carico di valenze politiche, ma esclusivamente culturali. Questa è un'immagine che ha fatto il giro del mondo sul web, e cioè il direttore del museo in lacrime di fronte allo scempio del museo appena è potuto tornare. Tuttavia il saccheggio del museo forse è il danno minore che il patrimonio culturale dell'Iraq ha subito, perché negli ultimi anni del potere di Saddam l'esercito iracheno non riusciva più a controllare la parte meridionale del territorio, che è quella delle grandi siti archeologici sumeri soprattutto, e sono cominciati gli scavi clandestini che poi sono continuati fino ad anni molto recenti. Questo è un sito archeologico Umma, vedete ognuno di questi crateri è uno scavo clandestino, quindi vuol dire che il sito è stato completamente devastato e la stessa cosa lo ha fatto l'ISIS Daesh in Siria. E che cosa si cerca? All'inizio cercavano qualsiasi cosa, però era difficile piazzare sui mercati degli oggetti che poi il mercante non aveva la possibilità di capire se erano veri o falsi. Quindi si cercano e si cercano le tavolette cuneiformi. Perché? Perché quelle non sono falsificabili. Per fare un falso, io lo potrei fare un falso di una tavoletta cuneiforme, però bisogna saper fare la tavoletta, scrivere in cuneiforme, sapere una delle lingue in cui si scriveva in cuneiforme, l'accadico, l'assiro, l'ittita, e scrivere anche un contenuto che abbia senso. Quindi la tavoletta cuneiforme è diventato un bene e i costi sono schizzati dai $500 l'uno a 10-15 mila dollari. Gli scavatori clandestini trovano le tavolette e le mettono immediatamente in vendita in rete. Ci sono degli scafisti che le portano via Golfo Persico e poi si imbarcano da qualche parte per reti che non siamo in grado di conoscere. Si valuta che oltre 1 milione di tavolette cuneiforme sia andato perso in questi anni. Ecco, pochissimi sanno che i nostri carabinieri del nucleo tutela dei carabinieri, hanno svolto in Iraq un lavoro assolutamente straordinario. L'ambasciatore italiano di allora, Piero Cordone, li ha subito coinvolti. I carabinieri italiani sono anche abituati purtroppo a lavorare con gli scavatori clandestini, perché gli scavi clandestini sono una piaga anche dell'Italia, soprattutto meridionale, dove ci sono tantissimi siti archeologici. Il governo italiano ha messo a disposizione 15 elicotteri e i carabinieri facevano dei raid sui siti archeologici, gli scavatori clandestini, vedendo l'elicottero arrivare armato, avevano paura ed è provato che poi non osavano più tornare sul sito. In più il governo italiano ha regalato una serie di SUV al governo iracheno da distribuire allo State Board of Antiquities dell'Iraq, che è l'equivalente della nostra soprintendenza, per muoversi da un sito all'altro quando i carabinieri riuscivano a identificare dei clandestini all'opera.
L'ultima distruzione è quella dell'ISIS-Daesh. Voi tutti avete sentito parlare di Ninive. Ninive è una città nella memoria nostra, di Ninive ormai non c'è più niente. Ninive è stata bombardata e sbancata, come voi vedete, con i bulldozer. E la stessa cosa è capitata a Nimrud, un'altra delle grandi capitali dell'impero Nevassiro, come è capitato a tanti siti siriani, e tutti avete in mente le immagini di Palmira, quando i due grandi templi sono stati fatti esplodere e poi l'archeologo curatore del museo di Palmira è stato addirittura ucciso. Se agli americani va assolutamente la colpa e il demerito di non aver protetto il museo archeologico, si deve però ad un ufficiale dei Marine che si chiama Bogdanov di aver recuperato molti di questi pezzi. Allora, si tratta di un personaggio strano perché è un ufficiale dei Marine che però ha una laurea in storia antica a Yale, quindi con un interesse per la storia antica, ha maturato una grossa esperienza in Afghanistan. Voi sapete che anche in Afghanistan, pensiamo ai Buddha di Bavian che sono stati fatti esplodere, ha sofferto moltissimo e dunque aveva un'esperienza di contatto con le comunità locali e ha varato un programma che si chiamava No Question Asked. Che cosa vuol dire? Che chiunque riportasse un pezzo del Museo Archeologico di Baghdad godeva della immunità. O che riportasse il pezzo o che dicesse dove lo si poteva ritrovare. Questa politica è stata molto criticata a livello etico, nel senso che significava non perseguire dei ladri. Però questo ha servito a recuperare quasi tutti i pezzi importanti. Quindi, diciamo, se all'origine si parla di circa 15.000-20.000 pezzi rubati, diciamo che all'80% e soprattutto i pezzi significativi sono stati recuperati in questo modo. A volte arrivava qualcuno che diceva: mi sembra di aver visto dentro il pozzo del villaggio X quel pezzo del museo. O un altro che diceva: l'ho trovato davanti alla porta di casa questa mattina, e lo riportava. Per chi avesse voglia, ha scritto un bellissimo libro che purtroppo non è tradotto in italiano, Thieves of Baghdad, Ladri di Baghdad, dove racconta la sua esperienza in questi anni di attività che hanno portato al recupero di pezzi come questo, che è considerato uno dei capolavori dell'arte sumerica, si dice la Dama di Uruk, oppure questo grande vaso cultuale di Uruk che è stato recuperato in pezzi ma poi restaurato dai restauratori del nostro Istituto Superiore di Restauro del nostro Ministero dei Beni Culturali. Nel luglio del 2003 l'ambasciatore italiano Piero Cordoni ebbe l'idea di organizzare una mostra di un solo giorno, in cui venivano resi visibili per la prima volta i grandi corredi, i meravigliosi gioielli che alla fine degli anni Ottanta erano stati recuperati dagli archeologi iracheni in tombe di regine assire, e che non erano mai stati resi visibili perché gli anni 90 sono stati gli anni delle guerre del Golfo. Allora, questa mostra di un solo giorno aveva il significato di attirare l'attenzione del mondo di nuovo sull'Iraq Museum, e qui vediamo il nostro ambasciatore Piero Cordone con l'ambasciatore americano, la folla che si radunava per un giorno nel museo, e significava la riappropriazione del museo da parte della comunità, da parte della gente, in una dimensione assolutamente nuova. E l'ambasciatore disse che questa apertura di un solo giorno doveva servire a gettare l'idea perché qualcuno si prendesse l'incarico di riallestire il museo di Baghdad. E qui siamo entrati in gioco noi,
con il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia, un titolo troppo lungo, per cui tutti ci conoscono come Centro Scavi, anche se a volte quando dico io dirigo il Centro Scavi, dico ma cosa fate, strade? Dico no, facciamo qualcos'altro, però ci conoscono così e anche se andate in internet e digitate Centro Scavi Torino, entrate subito sul nostro sito. Questo centro è stato fondato nel 1962 da un archeologo classico che si chiamava Giorgio Gullini, che aveva un grande amore per il vicino Oriente e aprì subito in Iraq lo scavo di Seleucia. Seleucia era la grande città fondata da Seleuco, uno dei discendenti di Alessandro Magno. E Gullini riteneva che Seleucia fosse il ponte tra l'Oriente e l'Occidente, come in realtà lo è, perché l'arte è un'arte ellenistica in un contesto vicino orientale. Il Centro Scavi ha operato da allora in maniera continuativa a Baghdad, aprendo due istituti, uno di restauro e uno di cultura, e in anni in cui girava anche molto più denaro, il Centro Scavi aveva scavi aperti ovunque nel Mediterraneo e in Asia. Nel 1978 io ero uno studente dell'Università di Firenze, il professore di archeologia del Vicino Oriente di Torino, Antonio Invernizzi, venne a Firenze dicendo che il Centro Scavi aveva preso la licenza per uno scavo in Iraq continuativo di 3 anni, cioè scavare per 3 anni di seguito senza sosta richiedeva una quantità di personale. E quindi questo professore faceva il giro delle università italiane per trovare studenti disposti a fare dei turni di 6 mesi. E io accettai subito, anche se ero un filologo, anche se facevo una tesi di tipo diverso. Immaginate lo sconcerto dei miei genitori quando sono tornata a casa, dico tra 2 settimane parto per l'Iraq, dove starò 6 mesi, dove vai? Boh, nel mezzo del deserto, hanno detto che sono 6 ore di jeep da Baghdad, non c'erano i cellulari, era un mondo completamente diverso. Però, devo dire, ormai i genitori erano abituati a scelte che non condividevano, da fare lettere classiche, a studiare il Vicino Oriente, i nomi etruschi, e quindi, vabbè, siamo partiti. E questo è il link. Poi ho fatto un mestiere diverso, perché non ho fatto l'archeologo, ho fatto il filologo, però questo ha fatto sì che quando nel 2008 quel professore è andato in pensione, mi ha chiesto di andare a Torino a dirigere questo centro e di trasferirmi, allora insegnavo all'Università di Trieste. E già nel 2006 il Centro Scavi aveva preso l'incarico di riallestire il Museo di Baghdad. Per me è stata una grande sfida raccogliere questa eredità, ovviamente è un lavoro corale, lo facciamo insieme ai miei colleghi, prima di tutto il mio collega Carlo Lipolis, che è l'archeologo del Vicino Oriente e da alcuni anni abbiamo riaperto uno scavo in Iraq, e con tutti i colleghi dell'Università di Torino che lavoriamo tutti insieme a questi progetti. Ovviamente io sono il più vecchio, quindi il mio compito poi è molto quello di fare fundraising, perché oggi non abbiamo più i finanziamenti a pioggia di 50 anni fa e dobbiamo trovare il denaro per tutte queste imprese. Attualmente, come Augusto vi diceva, abbiamo scavi aperti in Iraq, in Iran, in Turkmenistan e molto recentemente lavoriamo anche ad un progetto in Mongolia di training del personale del museo di Kakhorin, la prima capitale di Genghis Khan. Quindi diciamo stiamo andando sempre più lontani e sempre più verso Oriente e poi lavoriamo per la pubblicazione delle tavolette in Turchia, che è la mia sede principale. Siamo partiti quindi nel 2006 con i lavori di quella che era la grande galleria dove c'erano i pezzi inamovibili, cioè quei pezzi che erano stati protetti da sacchi di sabbia, con le grandi sculture monumentali di tori androcefali e le grandi lastre che decoravano il palazzo di un sovrano, Sargon II, alla fine dell'VIII secolo a.C., nella sua nuova capitale, Dushanbe, nel sito di Khorsabad.
Il progetto di riallestimento è dell'architetto Roberto Parapetti. Noi lavoriamo poi da sempre con un'impresa irachena diretta da un ingegnere che si chiama Lambaki. Ovviamente tutti i nostri progetti vengono approvati dalle autorità irachene, lo State Board of Antiquities, il Ministro della Cultura, il Primo Ministro. Mai imponiamo dei progetti che non siano condivisi con il governo locale. Il riallestimento chiaramente prevedeva la riorganizzazione di tutta l'impiantistica, quindi dall'illuminazione al condizionamento, al sistema di allarme, ma tutte queste cose ve le risparmio e vi faccio vedere semplicemente le parti più belle. E qui l'architetto ha voluto creare l'illusione di essere di nuovo all'interno di un palazzo neoassiro. Queste grandi sculture segnavano il passaggio da un ambiente all'altro e quindi è stata costruita questa volta che serve a legarle. Così oggi si presentano, queste sono diciamo delle figure, questi tori androcefali che si chiamano Lamassu con la parola a carico, che servono a proteggere il sovrano, gli ambienti e così via, questi pezzi sono stati recuperati negli scavi della capitale di Sargon e vengono dallo stesso sito di quelli che si trovano al Museo del Louvre. Se qualcuno di voi c'è stato, vengono anche questi da Khorsabad. Là dove abbiamo potuto, laddove il prodotto italiano era il migliore sul mercato, lo abbiamo utilizzato, quindi tutta l'illuminazione è di Guzzini, le vetrine sono di Coppion, quindi abbiamo cercato di dare un'impronta anche italiana a questo restauro. Qui siamo nel Tempio dell'Arte Contemporanea e non potevo non citare Mikhail Rakovic, che ha riprodotto proprio le grandi sculture del Museo di Baghdad in cartapesta. Rakovic è iracheno di nascita, ma vive e lavora a Chicago. E lo scorso autunno ha fatto un allestimento al Museo di Rivoli, riproducendo in cartapesta coloratissima i rilievi, proprio quelli del Museo di Baghdad. Così si presenta ora la sala monumentale dopo il nostro riallestimento, quindi vedete con questa serie di rilievi che dovevano intimorire e affascinare il visitatore che entrava in questi grandi e immensi palazzi dei sovrani neoassiri. Purtroppo il Museo di Baghdad al momento e l'Iraq non sono un luogo turistico, speriamo che prima o poi lo ritorneranno ad essere, e quindi ho pensato di farvi vedere un po' di immagini, perché certo non è facile vederle. E qui vediamo il museo finalmente abitato da studentesse delle scuole, con la processione di funzionari assiri sui vari rilievi. Spesso quando pensiamo a questi paesi crediamo che vivano nel passato, ma anche lì si fanno selfie continuamente, come qualsiasi turista e visitatore di qualsiasi museo. Poi siamo passati nel 2010 a lavorare su un'altra galleria, la cosiddetta Middle Gallery, dove ancora c'erano da trasportare due di questi grandi Lamassu da 6 tonnellate ciascuno, quindi questo ha creato un po' di problemi, ma l'aspetto assolutamente singolare è che questo ingegnere Lambaki ha utilizzato lo stesso identico meccanismo che noi vediamo raffigurato a Ninive nei rilievi del palazzo di Sennacherib per spostare queste grandi sculture, quindi l'ingabbiatura e i tronchi sotto per muoverli, come credo che si faccia ancora o si faceva con i grandi blocchi di marmo nelle cave qui di Pietrasanta. Qui l'architetto Parapetti non ha voluto appesantire l'ambiente con una ricostruzione di un'ulteriore volta, ha creato questa suggestione con diciamo una volta in tondino però molto leggera che desse l'idea di come funzionava l'ambiente. Qui la vediamo posizionata nella sala. Un'altra immagine delle vetrine, noi le abbiamo consegnate in questo ordine perfetto, poi è chiaro che i curatori del museo hanno, se hanno voglia, ci mettono dentro di tutto e di più. In Medio Oriente c'è un po' il gusto dell'horror vacui, quindi più sono piene le vetrine e più sono belle.
Uno dei nostri problemi fondamentali, e quello su cui io ho lavorato più direttamente, è stato quello della comunicazione, nel senso che dovevamo liberare il museo da tutti i pannelli dell'epoca di Saddam, in cui si diceva che gli assiri babilonesi dominavano il mondo e l'Iraq doveva dominare il mondo anche lui. Dovevamo dare una comunicazione che fosse scientificamente corretta, semplice, scevra da qualsiasi implicazione politica. Quando abbiamo iniziato, a Baghdad non c'era l'elettricità, tuttora l'elettricità va e viene, il museo ha un generatore, ma chiaramente sarebbe stato assurdo fare una comunicazione digitale, per cui abbiamo pensato ad una comunicazione analogica, tradizionale, con cartelloni. Diciamo, nella mia attività di insegnamento io sono fissato col fatto che gli studenti devono saper collocare nei millenni gli eventi della storia del Vicino Oriente antico. Quando uno studente mi dice che i Sumeri stavano nel primo millennio, gli dico di tornare all'appello successivo subito, perché sarebbe come dire che ne so che Dante è vissuto nel 1840. E allora, forte di questa mia fissazione col profilo della storia, ho voluto che in una delle sale introduttive ci fosse una timeline, una linea del tempo, cioè un pannello che ho voluto in plexiglass, serigrafato e retroilluminato, su cui ci fosse lo scorrere del tempo dal 3000 al 330 all'arrivo di Alessandro Magno, con i pezzi, icone significativi del museo e poi un nome di un sovrano, qualcuno del genere. Vi racconto un aneddoto, perché diciamo in questo mio lavoro con il mio collega Carlo lavoriamo molto bene insieme, ma io sono lo spendaccione e lui forse anche, diciamo così, una mentalità un po' sabauda, è quello molto attento al denaro, e allora siamo sempre un po' a questionare: costa troppo, non si può fare, di com'è bello così, eccetera. E allora questo pannello doveva essere di 2 metri, ho detto è piccolo, insomma l'abbiamo fatto di 5,5 metri. Una volta che abbiamo fatto questo pannello serigrafato a Torino, poi Carlo mi ha detto: ora come lo porti a Baghdad? E in effetti aveva ragione, perché non riuscivamo a trovare un aereo cargo che volasse da Milano a Baghdad e che tenesse sta cassa dei 6 metri. E allora abbiamo trovato soltanto il cargo della Turkish, che lo ha portato a Istanbul, da Istanbul con un camion a Baghdad, ci è costato una tombola, tuttora me lo rinfaccia, però l'effetto è bellissimo, continuo a dirlo, e quando Carlo, che va molto frequentemente in Iraq per lo scavo, mi manda le foto, dice: guarda, mi hai fatto spendere, però ai visitatori piace, e si fanno anche le foto davanti a questo pannello. E poi abbiamo corredato le sale di pannelli esplicativi in arabo e inglese, ciascuno dei quali può dare delle informazioni, questi per esempio su che cos'erano queste grandi sculture del Lamasso, che significato avevano. Però la nostra attenzione principale era rivolta verso i bambini, verso le nuove generazioni, perché il futuro dell'Iraq è nelle loro mani, sono loro che devono capire e apprendere il significato e il valore di quello che c'è nel loro paese. E allora ci siamo rivolti ad una serie di architetti e abbiamo poi approvato il progetto di questo architetto Gianluca Capri, che ha fatto una cassettiera. Ogni cassetto con un colore diverso contiene un testo in arabo. I bambini staccano il cassetto, si siedono per terra il pavimento di legno e leggono il contenuto di questo cassetto e poi lo rimettono a posto per leggere un altro. E abbiamo scelto dei temi, questo è il tema della guerra, gli assedi della città, qui c'è un altro tema, e cioè quelle raffigurazioni di divinità che stanno all'origine dei segni zodiacali, quindi dei temi che possono essere facili per dei bambini e l'apprendere diventa una forma di gioco. Lo scorso anno abbiamo aperto una sala giochi per il museo, dove i bambini possono, anche visitando il museo, giocare e vedere le cose del museo stesso. E poi abbiamo fatto disegnare un fumetto in arabo che racconta la storia della Mesopotamia.
E abbiamo stampato 10.000 esemplari che abbiamo regalato, sono andati via nel giro di 2-3 giorni e siccome abbiamo un progetto europeo insieme all'Università di Bologna, ne abbiamo stampati altri e ora stiamo facendo un secondo fascicolo i bambini apparentemente sono entusiasti di questo e quindi diciamo è un modo per comunicare facile, importante, che serve a far capire il significato di quello con cui vivono quotidianamente. A settembre iniziamo i lavori per una nuova sala, si tratta della sala dei tesori che vengono dalle tombe reali di Ur, quindi dei pezzi anche con un valore intrinseco, sono in gran parte dei pezzi d'oro che quindi richiedono un allestimento particolare sia per quanto riguarda la fluidità, l'illuminazione, le vetrine antisfondamento e così via. Abbiamo vinto un progetto per questo allestimento bandito dall'Agenzia per la Cooperazione Internazionale, ci è voluto praticamente un anno e mezzo per riuscire a trovare un accordo tra il governo iracheno, il nostro Ministero degli Esteri, l'Università di Torino, sulla gestione di questo finanziamento, sulle gare di appalto, lavorare con le autorità irachene, con governi che ogni 3 mesi sono diversi e quindi richiedono continuamente di riprendere il lavoro, non è facile. Però finalmente a settembre iniziamo i lavori e ci sono questi oggetti meravigliosi come questi gioielli, qui vediamo una collana di lapislazzuli e cornalina, allora dovete pensare che il lapislazzuli veniva dall'Afghanistan, la corniola dall'India, quindi vuol dire che a Ur, una città della Mesopotamia meridionale, arrivavano queste merci pregiate da paesi lontanissimi. Qui ho soltanto qualche esempio, queste sono tutti pezzi che si datano tra il 2600 e il 2500 avanti Cristo, quindi pezzi assolutamente straordinari. E chiudo con le due immagini di bambini, di scolaresche che si recano a visitare il museo, quindi diciamo che il nostro lavoro è premiato dall'interesse che le giovani generazioni hanno ritrovato per il museo. Nella visita che il mio collega ha fatto al Museo di Baghdad lo scorso autunno si sono messi in posa per lui in questa foto di saluto e chiaramente questo ci riempie di gioia perché il futuro di questo paese è nelle loro mani, siamo certi che queste nuove generazioni saranno in grado di rendere migliore questo paese, l'intero Medio Oriente. Siamo arrivati, contenti probabilmente voi, alla fine di questa presentazione, permettetemi di menzionare tutti coloro che ci permettono di lavorare, quindi prima di tutto il Ministero degli Affari Esteri italiani, l'Agenzia della Cooperazione Internazionale, l'Ambasciata d'Italia a Baghdad, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che è il nostro principale sponsor sui cui finanziamenti possiamo sempre contare, il Comune di Torino, l'Università di Torino e ovviamente lo State Board of Antiquities dell'Iraq, senza il quale niente potremmo fare. E vi saluto con questa immagine un po' nostalgica, questa foto che però è bellissima, è una Fiat degli anni 60, a dono di Gianni Agnelli al Centro Scavi, in un'epoca di mecenatismo felice che oggi purtroppo non c'è più, davanti alle rovine del palazzo del re Sassanide Cosroe, a Ctesifonte, cioè dall'altra parte del Tigri, di fronte a Seleucia. Vi ringrazio dell'attenzione e chiaramente sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Grazie Stefano. Grazie, devo dire che no, assolutamente è stato fantastico, meriti un applauso lunghissimo. Era un successo scritto, devo dire, perché sicuramente non avevamo la minima perplessità su quanto saresti stato esaustivo, facile, insomma, bellissimo, grazie. Devo dire che il primo pensiero che mi viene da fare è che non posso credere che sia stata solo una conquista politica quella
da parte dell'ambasciatore che Torino, la vostra università, sia stata incaricata di questo recupero, ma è stato un risultato sicuramente dovuto alla vostra qualità. 50 anni di lavoro. Di lavoro, esatto. Assolutamente. E devo dire che quindi si può parlare veramente di un grande orgoglio italiano. Alcune domande? Io avrei da farne una, ovviamente sul tema più così, più romanzato, che è sempre quello di Lawrence d'Arabia, e che insomma io, l'impressione che io da non esperto è che questo Lawrence d'Arabia in fondo sia rimasto, per quanto abbia fatto cose grandissime, un personaggio irrisolto. Cioè in fondo gli arabi non l'hanno mai accettato fino in fondo, perché probabilmente hanno sempre pensato che fosse una spia. Dopo la conquista di Damasco, quando lui viene a sapere che la Gran Bretagna e la Francia sostanzialmente si stavano spartendo la torta senza che lui lo sapesse, in fondo si è trovato nella grande difficoltà di far capire agli arabi che forse il loro sospetto era vero, cioè di non poter dare agli arabi quello per cui lui aveva lottato. Per contro, quando è tornato in Inghilterra, a parte il suo best seller, eccetera, eccetera, anche come hai detto prima tu, dagli inglesi è stato un po' emarginato, quindi lui è rimasto è a metà del guado. Credo, no? Che fosse un personaggio irrisolto anche come essere umano, nel senso forse non risolta la sua sessualità, non risolto se voleva fare l'archeologo, l'artista, il fotografo, il traduttore, il politico, l'ufficiale. Quando era nei paesi arabi era un inglese, quando era in Inghilterra si presentava vestito da arabo e lo prendevano per pazzo, e quindi era, diciamo, era fuori luogo in ogni posto, il che capita molto spesso ad artisti o a personalità, diciamo, geniali. Indubbiamente leggere anche le sue lettere, leggere i suoi libri è estremamente interessante, è un personaggio che ha assegnato un momento fondamentale della nascita di questi paesi, quindi ha svolto un ruolo straordinario che oggi a distanza possiamo anche valutare con maggiore serenità, perché tanto poi ne sono successe talmente tante, per cui nel bene e nel male quello che ha fatto lui non è poi particolarmente disastroso. Perché poi lui prova anche a riciclarsi, no? Cerca, cambiando identità, di arruolarsi nell'aviazione. Ha cercato di arruolarsi, ha cercato di lavorare di nuovo al British Museum, però era fuori posto, diciamo. Sono quelle persone che, avendo vissuto delle esperienze straordinarie, non so, tutti voi avete letto La mia Africa di Karen Blixen. Karen Blixen, una volta tornata in Danimarca, era fuori posto, perché il suo mondo era da un'altra parte. Il mondo di Lawrence era in Siria e Palestina, l'Inghilterra non bastava più. Poi ci sono le ipotesi complottiste che a me piacciono sempre, anche sulla sua morte, no? Perché si dice che lui si stesse avvicinando a un poeta che era vicino alla destra in Gran Bretagna, che forse incontrandolo gli avrebbe anche fatto incontrare il Führer, e quando va, si narra, no? A questo incontro lui prende la moto, si dice che muoia per evitare due ragazzini, ma una macchina nera era dietro di lui. Entrambe le morte, la sua e quella di Gertrude Bell, sono morti disperate, nel senso, se sia stato un incidente o se è stato voluto, in fondo fa poca differenza, erano ormai estremamente infelici entrambe. Resta, a mio parere, Gertrude, ancora più di Lawrence, restano personaggi assolutamente straordinari. Invece da dire che lui ha realizzato il sogno di tutti noi, che è quello di rimanere nella storia, perché uno che parte, che fa in bicicletta una parte, no? Esatto, del Medio Oriente, cerca di mettere insieme tribù arabe per ribellarsi al dominio ottomano di 400 anni. Hanno fatto delle imprese assolutamente straordinarie. Grazie. Avete domande? Io approfitterei della presenza di, certo, di Stefano, perché... No, facciamo community archeologi, abbiamo un istituto a Baghdad dove facciamo attività di training per il personale del museo e per i rappresentanti nelle varie sedi locali. E poi nel sito dello scavo, insieme anche ad altre università, lavoriamo molto per esempio con l'Università di Bologna, coinvolgiamo le comunità locali, quindi facciamo dei corsi di formazione per le comunità locali, cerchiamo di coinvolgerci in attività di produzione artigianale nell'ottica
di una ripresa turistica che sarà sicuramente molto lontana, perché questi siti sono spesso nel mezzo del niente, quindi il visitatore che va lì deve poter trovare, non so, dove dormire, dove mangiare, dove comprare un oggetto, e quindi cercare di dare le basi per creare un tessuto che sia un tessuto turistico, un tessuto culturale da portare avanti. Questo ormai lo fanno, direi, tutte le missioni archeologiche attive, assolutamente tutte, diciamo, è diventato un mestiere molto diverso quello dell'archeologo, assolutamente, fortunatamente. Io rifarei un grande applauso a Stefano, grazie ancora. Speriamo di avere l'opportunità nei prossimi anni di organizzare ancora incontri di questo tipo. Una cosa che ho dimenticato di dirvi è che questo è il secondo dei tre incontri sull'archeologia che si organizzano qua. Uno è stato fatto ieri, questo di oggi, domani ce ne sarà uno in cui si parlerà di miele e archeologia. Sono incontri patrocinati dalla Regione Toscana e quindi continuiamo con questo tema della cultura in una città che è un teatro ideale per tutto questo. Abbiamo parlato di Lorenzo Arabi, a me piace sempre chiudere con una frase. Abbiamo parlato di Pietrasanta, la Susanna ci ha raccontato la storia di Pietrasanta. Il tema, il fil rouge di tutte queste cose, di quello che ha fatto Lorenzo Arabi e qui noi nel nostro piccolo, è l'ambizione. Una frase sua era: tutti gli uomini sognano ma non allo stesso modo. Tutti quelli che sognano di notte nei ripostigli polverosi della loro mente scoprono al risveglio la vanità di quelle immagini, ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché recitano il loro sogno ad occhi aperti per attuarlo. Fu ciò che feci io. Grazie a tutti voi. Continuiamo con l'aperitivo per chi vuole al bar Pietrasantese, e siamo a Michele Bartoli. Grazie per essere stati qui. Augusto. Grazie per l'invito.